Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi realizzeremo questi guantini per bambino, tagli a 2-3 anni, a cui ovviamente ho cucito dei fantastici bottoni. Realizzeremo questo progetto con Polaris New, che è composto da lana vergine merino e microfibra, in questi due colori. E poi lavoreremo con l'uncinetto numero 4. Partiamo subito avviando la parte del polsino e per questo avviamo 11 catenelle. Fatte le 11 catenelle, sulla seconda a partire dall'uncinetto e sulla solina esterna andiamo a lavorare una maglia bassa e proseguiamo così lavorando tutte maglie basse. Alla fine di questo giro avremo 10 maglie basse. A questo punto una catenella, giro il lavoro e sempre in queste asoline dietro, vedete? Quindi non vado a prendere tutte e due le asoline del punto, ma solo quella esterna. Vado a lavorare sempre un giro di maglie basse. A questo punto ancora una catenella, giro il lavoro e vado a lavorare sempre nelle asoline esterne, ok? Quindi sempre delle maglie basse. In sostanza dobbiamo continuare a lavorare così su e giù fino ad avere un totale di 25 giri. Vi consiglio l'applicazione questa, che vi lascio ovviamente il link, in cui potete poi aggiungere il vostro progetto, scrivere il vostro progetto e tenere quindi a mente i giri. Nel nostro caso stiamo lavorando il terzo giro, quindi mi posiziono su 3 e naturalmente ogni volta che andrò avanti con il mio giro dovrò cliccare il più 1. Quindi ricordatevi, continuate ad andare avanti fino ad avere un totale di 25 giri. Ecco qua i nostri 25 giri fatti, vedete che rimane il punto lavorandolo con la costina dietro un po' elastico, quindi adatto proprio al polso. Adesso non facciamo altro che piegare il lavoro e con l'uncinetto andare a chiudere le due parti insieme, facendo semplicemente delle maglie basse. Naturalmente cercate di prendere tutte e quattro le asoline, quindi mi raccomando. Arrivati alla fine. Dobbiamo poi girare il nostro lavoro, quindi non tagliamo niente, giriamo il nostro lavoro e adesso andremo a lavorare chiaramente la parte superiore. Andando a lavorare un semplicissimo giro di maglie basse. Attenzione a lavorare nella riga di ciascun giro e quindi poi ad avere 25 maglie basse. Quindi l'unica accortezza in questa fase è quella di lavorare 25 maglie basse, quindi stare attenti a lavorare una maglia bassa in ciascuna riga del giro. Fatte le 25 maglie, vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata e adesso vado ovviamente a lavorare la parte superiore. Quello che andremo a fare ovviamente sono dei giri di aumento, quindi rimango con il lilla, una catenella e lavoro una maglia bassa e poi lavoro le successive 10 maglie con 10 maglie basse.
A questo punto vado a lavorare invece l'aumento, quindi due maglie basse nella stessa maglia, poi una maglia bassa, di nuovo un aumento, quindi quando dico aumento sono due maglie basse nella stessa maglia, quindi nella maglia successiva lavoro un altro aumento. E concludo lavorando le ultime 11 maglie basse. Naturalmente chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. Per il secondo giro ancora in lilla, una catenella, una maglia bassa e lavoro poi le successive 10 maglie basse, quindi un totale di 11. Lavoro quindi un aumento, quindi due maglie basse nella maglia successiva. E lavoro anche le successive 3 maglie con 3 maglie basse, quindi una, due e tre, e faccio nuovamente un aumento, quindi nuovamente lavoro 2 maglie basse. E infine chiudo il giro con altre 11 maglie basse. Alla fine del terzo giro io cambierò colore. Lo faccio tagliando, avete visto, ho inserito nella prima maglia bassa lavorata l'uncinetto, ho tagliato il lilla, prendo il mio colore che ho scelto, questo giallo, e lo vado ad inserire in questa maniera. Faccio un piccolo nodo, quindi annodo diciamo, le due codine corte. Poi, se riuscite a lavorare le codine adesso, quando riprendiamo questo quarto giro, bene, altrimenti andrete a sistemare dopo i fili, naturalmente. Riprendiamo quindi il nostro lavoro, una catenella, e adesso vado a lavorare 11 maglie basse. La prima è questa, la base della catenella, e poi lavoro le successive 10. Vedete se riuscite a lavorare anche le codine. A questo punto di nuovo faccio il mio aumento, quindi lavoro due maglie basse nella maglia successiva e lavoro le successive 5 maglie basse. Di nuovo un aumento, quindi due maglie basse e concludo il mio giro con le mie 11 maglie basse. Chiudo sempre con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata, non cambio il colore perché lo cambierò ogni due. Una catenella e di nuovo le mie 11 maglie basse. Fatte le mie 11, vado a lavorare un aumento e a questo punto lavoro le 7 maglie successive.
e di nuovo lavoro un aumento sulla maglia successiva. E concludo il mio giro lavorando le mie ultime 11 maglie basse. Cambio nuovamente il colore per questi ultimi due giri di aumenti, quindi come ho fatto prima taglio il filo giallo, inserisco il mio lilla, vado a fare un piccolo nodo con le due codine corte in modo da ancorare, poi ripeto se ce la fate a lavorarle è una cosa fatta, altrimenti semplicemente andremo poi a sistemarle successivamente. Riprendiamo il nostro lavoro. Lavoriamo sempre le nostre 11 maglie basse. Dopodiché lavoriamo un aumento, quindi due maglie basse, ripetiamo nella stessa maglia e adesso lavoriamo le successive 9 maglie basse. Di nuovo un aumento, 1 e 2, e chiudo il giro lavorando le ultime 11 maglie basse. In questo giro lavoreremo per creare l'asola del pollice, quindi una catenella, lavoro le successive 13 maglie basse. Fatte le 13, a questo punto salto invece 9, quindi saltate 9 maglie e vi andate a agganciare sulla decima, sempre con una maglia bassa, per poi andare a lavorare anche le successive 12 maglie. Avremo creato così l'asolina del pollice. Ok, quindi proseguite lavorando fino alla fine del giro le maglie basse. A questo punto dobbiamo lavorare 6 giri, ho già cambiato il colore perché come sapete ogni due io lo cambio, ma ovviamente voi potete fare come volete. E riprendiamo la nostra applicazione e torniamo indietro a questo punto per non cambiare progetto e ci mettiamo sul giro 1 e dovremo arrivare al giro 6. Ovviamente lavorando cosa? Queste maglie qui, quindi tutto intorno, tralasciando ovviamente il pollice che andremo a fare in un secondo momento. Quindi lavoriamo le maglie basse, cambiando il colore, nel mio caso appunto ogni due giri, per un totale di 6 giri. Fatti 6 giri, adesso vado a fare dei giri di diminuzioni. Mi sono ritrovata con i due giri finiti di giallo, quindi ho cambiato in lilla e vado a lavorare, sempre cercando di prendere le mie codine, una maglia bassa. Dopodiché vado a fare una diminuzione, significa lavorare le due maglie successive insieme. Entro nella seconda, entro nella terza, ho tre asoline e le chiudo tutte insieme. E adesso vado a lavorare, dopo aver fatto la diminuzione, 7 maglie basse, le 7 maglie basse successive. E 7. Ecco, a questo punto abbiamo lavorato una maglia bassa, una diminuzione, 7 maglie basse. Adesso andiamo a fare un'altra diminuzione. Quindi lavoriamo le successive due maglie insieme. A questo punto lavoro le due maglie successive con una maglia bassa in ciascuna maglia. Quindi una e due. E vado a fare un'altra diminuzione.
Dopodiché vado a lavorare 7 maglie basse, quindi nelle 7 maglie successive. Fatte le 7, vado a fare a questo punto un'ultima diminuzione, quindi dovete rimanere con 3 punti, 2 li lavoriamo insieme e poi lavoreremo l'ultima maglia bassa. Continuo con il lilla, sempre in giro di diminuzioni, una catenella, lavoro la prima maglia bassa, poi lavoro le due successive insieme, quindi faccio la mia prima diminuzione e lavoro le 5 maglie successive. Fatte le 5 maglie basse, adesso vado a fare un'altra diminuzione. A questo punto lavoro invece i due punti successivi con una maglia bassa e una maglia bassa e adesso di nuovo vado a fare una diminuzione. Lavoro le 5 maglie successive. Faccio l'ultima diminuzione e lavoro anche l'ultima maglia bassa. E poi cambierò di nuovo il colore, quindi infilo l'uncinetto, ma poso e taglio. Di nuovo una catenella, di nuovo lavoro una maglia bassa, sempre se riuscite le codine. Quindi una catenella, una maglia bassa e lavoro poi la mia diminuzione, quindi lavoro le successive due maglie insieme. A questo punto lavoro 3 maglie basse. Un'altra diminuzione. Ho lavorato un po' le codine, adesso le vado a tagliare dopo, quindi le metto qua dietro in questa maniera. Lavoro anche le successive 2 maglie basse. Una diminuzione. Lavoro adesso 3 maglie basse. Un'ultima diminuzione e poi naturalmente la mia maglia bassa. L'ultimo giro è un giro di diminuzioni, quindi a due andiamo a chiudere questo giro lavorando proprio una serie di diminuzioni. A questo punto tagliamo il filo e con la codina, quindi lasciatela un pochino più lunga, e l'ago andremo a stringere questo buchino. Prima di farlo ci preoccupiamo però di finire di terminare anche il pollice. Quello che dovete fare è semplicemente lavorare tutto intorno le maglie basse del pollice per 6 giri. Quindi anche qui io finivo con un solo giro lilla, quindi faccio un giro lilla e poi cambierò il colore. C'è poco da dire, qui va agganciato il filo, un pochino di pazienza perché naturalmente è un po' strettino, però ecco, dovete proseguire lavorando tutto intorno per 6 giri e concludere e quindi anche il pollice. Ho terminato i miei 6 giri, gli ultimi li ho fatti tutti con il lilla, cioè quindi non ho cambiato per un colore.
adesso vado a chiudere questi buchini sia sopra, diciamo, al guantino che nel pollice con l'ago, ma prima vado a sistemare tutti i fili. Con il mio fantastico ago, di cui vi lascio ovviamente il link e che vi consiglio, e questo è quello medio del set da 3, vado con calma e pazienza ad inserire all'interno della lavorazione tutte le codine che ho lasciato fuori. Mentre per la parte superiore, ve la faccio vedere, vado semplicemente a fare, vado avanti e indietro con l'ago nei punti fino a stringerlo, quindi semplicissimo. Un piccolo nodino per terminare il lavoro e naturalmente lo fate passare dentro, quindi nella parte appunto interna del lavoro. E poi andremo a sistemare nella stessa maniera anche questa codina. Stessa identica cosa naturalmente la fate per il pollice. Giriamo quindi il lavoro e andiamo a sistemare anche queste ultime codine. Ecco qua il Ed ecco qua il nostro nostro tordo. guantino. Voglio Naturalmente dare però una dobbiamo andare piccola indietro tutto rifinitura il alla video e ne base. fate un Mi altro piaceva, insomma, un identico. profilino, diciamo così, quindi inserite l'uncinetto, prendete, nel mio caso voglio farlo questo bordino con il giallo e andiamo a fare un semplicissimo giro di maglie basse. Chiudo con una maglia bassissima, nella prima maglia bassa lavorata, taglio il filo e quindi andrò a sistemare poi anche questa piccolissima codina. Ed ecco qua, ovviamente ne dovete fare due, i nostri due guantini, le nostre due manopoline. Io aggiungerò ovviamente il fantastico bottone, non perdo mai occasione. Ringrazio Annika che mi ha regalato questo set meraviglioso, vi lascio il link nell'info box e potete scegliere. Io sicuramente metterò questa macchinina perché mi piace tanto e l'altro lo faccio diverso, quindi ho il cavallino a dondolo o forse ancora meglio. La paperella perché ha i profilini come la macchinina. Quindi andrò semplicemente a cucire i miei due fantastici bottoni. Ecco qua, ho cucito la mia macchinina. Su quest'altro lato invece la paperella, devo dire che sono molto carini, e questi sono i nostri guantini finiti in questo meraviglioso filato che vi ricordo è formato da lana vergine merino e microfibra. Naturalmente trovate sempre tutti i dettagli del filato, le quantità, tutto quanto sotto al video nell'info box. Io spero che questo video tutorial vi sia piaciuto, fatemelo sapere naturalmente nei commenti, se li realizzate ricordatevi di pubblicarlo sul gruppo Facebook Le Amiche di Chiara, io come al solito vi lascio la end card e vi aspetto al prossimo video, ciao!